Ciao a tutti, sono Francesco Berini, tecnico riparatore, benvenuti sul mio canale. Da consumarsi preferibilmente entro, vedi data di scadenza, fondo della campana. Ecco, introduco così questo video che tratta la durata di uno strumento a fiato e in particolar modo della durata della vita di un clarinetto. È una domanda che mi è stata posta a commento di uno dei video che ho fatto, per cui voglio un pochino dire la mia su questa curiosità. Dire la mia semplicemente perché la mia opinione forse vale come quella di qualsiasi altro, e in special modo su questo argomento, in quanto non esiste una data di scadenza per i clarinetti e non esiste una data di scadenza in genere per gli strumenti musicali, se non determinata da quello che il musicista vuole o eventualmente da uno stato di degrado totale dello strumento che ne compromette in maniera irreversibile la funzionalità. Ma questo non, sinceramente forse non mi è ancora capitato nella vita, se non veramente strumenti investiti con macchine o cose del genere, incidenti veramente gravissimi. Ma diciamo che per quello che riguarda la durata nel tempo di uno strumento che comunque viene mantenuto in costante efficienza, non c'è una vera e propria data di scadenza. Chiaramente, per quello che riguarda il clarinetto, in special modo, qui per esempio abbiamo un clarinetto completo, quindi con la discendenza e tutto quanto, come ormai non se ne vedono quasi più, se non in alcune bande, in alcuni signori che non se ne vogliono separare perché è il loro strumento storico, eccetera. Ovviamente, strumenti di questa tipologia, in strumenti di questa tipologia, il legno non è esattamente come appena costruito, appena uscito di fabbrica tanti, tanti anni fa. Ma questo non significa che per il musicista sia effettivamente da buttare via. Naturalmente, teniamo presente che uno strumento molto vecchio, quindi che abbia più di 35-40 anni di vita e comunque di attività alle spalle, e ripeto, prendendo per assodato che non abbia subito dei traumi rilevanti, eccetera, ha un legno, come dicevo, che non è più quello di una volta. Il legno si muove, è vivo, lavora, per quello ho fatto anche un video che tratta l'oliatura del legno, quindi come nutrire il legno per mantenere l'elasticità nel tempo. In questi lavori la cameratura interna, i fori e comunque le proporzioni che determinano lo strumento variano in maniera irreparabile. Uno dei modi per accorgersi se uno strumento è molto vecchio è guardare, chiudendo un occhio, all'interno della cameratura. In uno strumento che ha più, diciamo così, di 30 anni, inizieremo a vedere, a un occhio un pochino allenato, che la cameratura non è più cerchio su cerchio, ma inizia ad avere delle curvature o a essere ovalizzata. Questo naturalmente determinerà a livello di emissione delle problematiche che però possono comunque essere naturalmente compensate dallo strumentista. Quindi, se voi trovate qualcosa in questo strumento, se lo strumento ha un timbro che vi piace particolarmente, eccetera, sicuramente non sarà una meratura un pochino curvata a dire no, questo strumento è da buttare. Naturalmente ci sono musicisti che ho conosciuto e che non arrivano neanche alla prima tamponatura, cioè dopo 4, 5, 6 anni di utilizzo per loro lo strumento è, come dicono, esausto, perché probabilmente loro sentono qualcosa che a livello timbrico, a livello che loro appunto ritengono che quel timbro lì possa essere trovato soltanto sugli strumenti nuovi, non sfogati magari, o che esercitano una diversa resistenza rispetto a dei legni abituati ormai a vibrare e a risuonare. Tutte queste cose sono cose che entrano nel contesto artistico, per cui sono indiscutibili. Ognuno troverà la propria espressività artistica nello strumento che preferisce, indipendentemente dall'età di questo. Altra cosa da guardare sono i caminetti. Naturalmente i caminetti, cioè i cigli del camino, che è praticamente il punto in cui il tampone incontra il camino e quindi dove va ad improntarsi, questi camini inizieranno a scheggiarsi, a essere irregolari, a esserci delle venature importanti, eccetera.
Per esempio, io come scelta personale, ma anche qui non è una regola, applicabile appunto a tutti i tecnici, su strumenti molto vecchi come questo, strumento su cui dovrò andare a lavorare, prediligo una tamponatura in pelle, perché la pelle, anche se un pochino tende ad appiccicare, è molto più elastica rispetto ad altri tamponi e quindi si adatta meglio a un cammino irregolare. Naturalmente, una volta fatta una tamponatura a dovere con eventuale ritocco dei camini con l'ausilio di alcune fresette che insomma qualsiasi tecnico ha come queste, eccetera, o frese a sfera che permettono di ricostituire la forma del ciglio, ovviamente con le dovute tolleranze, come dicevo, uno strumento vecchio non sarà mai come uno strumento giovane a livello di proporzione nella geometria costruttiva, ci permettono appunto di ottenere comunque il massimo del risultato a livello di chiusura che quello strumento può ottenere. Altra cosa e di diversa questione sono le varie ed eventuali crepe, anche quelle non determinano la morte dello strumento, ma ovviamente vanno gestite, dobbiamo essere sicuri che le crepe non causino delle perdite d'aria e delle perdite di pressione della cameratura. Detto ciò, è soltanto una questione di gusto personale, di scelta artistica e quant'altro, come un po' l'economia e la meccanica, eccetera. È sempre una questione di pregi e difetti. Come possiamo dire, se appunto, a mio avviso, un musicista ha in mente esattamente quel suono, non sarà l'età dello strumento o una meccanica sfigata o una manutenzione da effettuare più spesso che lo farà cambiare idea, se questo è quello che gli consente di esprimersi artisticamente al massimo livello. Quindi non c'è una data di scadenza, l'unica cosa che potete fare è prendere, suonarli, provarli e se quello strumento dice quello che voi volete sentire, lasciate perdere l'età, è il vostro strumento. Grazie di avermi seguito, ciao!